Bentornati su iGizmo, io sono Sara e l'avrete capito, oggi parliamo di Note 20 Ultra 5G. La serie Note di Samsung è quella che ha il pennino. Noi abbiamo provato la versione 20 Ultra, quindi quella più grande, con RAM da 12 GB e 256 GB di storage. Ha uno schermo grande e veramente bello da utilizzare, ha una batteria che ci permette di arrivare tranquillamente fino a sera, ovviamente ha tutta la parte dell'S Pen che lo differenzia dal resto della concorrenza e che quindi permette un uso estremamente particolare dello smartphone, ma vediamo insieme tutti i dettagli. Galaxy Note 20 Ultra 5G. Partiamo dal design. Se vi ricordate quello del Note 10, quindi quello dell'anno scorso, c'è qualche differenza. Prima di tutto i tasti che sono stati spostati tutti a destra. Prima erano sull'altro lato, sono tornati da questa parte, quindi c'è il bilanciere per il volume, c'è il tasto di accensione e spegnimento e poi invece sotto abbiamo anche qui una variazione, il pennino prima era da questo lato, adesso lo troviamo sulla sinistra insieme allo speaker, la Type-C e il microfono. Liscio invece il lato sinistro, sopra invece lo slot per la SIM che è doppia. Passiamo poi nello specifico alle dimensioni, sono 164,8x77,2 per 8,1 mm di spessore con un peso di 208 grammi. Non è un telefono piccolo, ma del resto la serie Note ha bisogno di dimensioni generose perché deve dare posto a un grande display così che possa essere sfruttata al massimo il pennino e tutte le sue potenzialità. Telefono abbiamo detto che supera di poco 208 grammi, sono tanti in questo momento i telefoni che sono sopra i 200 grammi, devo dire che nell'esperienza quotidiana non dà comunque l'idea di essere un telefono pesante, è comunque uno smartphone ben bilanciato e diciamo che il compromesso tra dimensioni generose e peso è un buon compromesso. Anteriormente e posteriormente il vetro che protegge lo smartphone è il Gorilla Glass Victus, che dovrebbe proteggere diciamo in autonomia da graffi. Comunque la buona pratica è sempre quella di utilizzare una cover e di utilizzare una pellicola. Passiamo al retro, la colorazione che noi avevamo in prova è la Mystic Bronze, che è la colorazione signature di quest'anno e è una colorazione con un finish matte che anche qui diciamo che non trattiene le ditate. Lo vedete, il telefono non registra imperfezioni, anche se si usa senza cover e noi l'abbiamo utilizzato prettamente senza cover, è una buona soluzione. La fotocamera posteriore è alloggiata in questa cornice che vedete rettangolare, una cornice rettangolare che esce dalla scocca posteriore di qualche millimetro, dovrebbero essere 3,2 mm circa. Non è una soluzione poco ingombrante, però è una soluzione su cui Samsung ha lavorato dal punto di vista estetico, perché vedete che comunque ogni fotocamera è circondata da un anello che riprende il colore dello smartphone, c'è questa cornice lucida che fa comunque un bel effetto, quindi diciamo che c'è una compensazione tra la dimensione, l'ingombro, ma anche il senso estetico. Senso estetico che quest'anno viene ripreso anche con il pennino, perché il pennino finalmente è del colore dello smartphone, quindi c'è una precisa armonia cromatica tra pennino e colorazione dello smartphone. Passiamo al punto forte dello smartphone, che è assolutamente il display. 6,9 pollici, risoluzione 1440x3088, densità di pixel a 496 ppi. È un Dynamic AMOLED 2x con refresh rate a 120 Hz. 120 Hz refresh rate cosa significa? Che il display dello smartphone viene aggiornato 120 volte al secondo.
Quindi è una tecnologia che ci permette di avere uno smartphone più fluido, per esempio quando si fa lo scroll di un sito web, ma anche nei social, quando si passa da un'app all'altra. Lo smartphone con questa tecnologia dà proprio l'idea di essere più veloce, più reattivo e avere una maggiore fluidità. Ovviamente un refresh rate di 120 Hz significa anche avere un impatto sulla batteria notevole, quindi questo refresh rate in particolare di Note 20 Ultra 5G è adattivo. Lo vedete, si attiva proprio da schermo, uniformità di movimento, e si può avere, qui vedete come lo schermo scorre a 60 Hz e come a 120 Hz. Adattivo cosa significa? Significa che il display riconosce che tipo di contenuto stiamo visualizzando, se è un video, se stiamo leggendo una mail, se stiamo guardando uno scatto, una foto che abbiamo fatto, e adatta il refresh rate al contenuto che stiamo visualizzando. Quindi se stiamo magari giocando e avremo bisogno di una fluidità maggiore, verrà impostato automaticamente a 120 Hz. Se invece magari stiamo semplicemente rispondendo a una mail, il refresh rate sarà più basso, dovrebbe essere sui 50 Hz. Dalla sezione dello schermo vediamo anche quali sono le impostazioni su cui possiamo andare a lavorare, quindi ovviamente la modalità giorno, la modalità notte, il filtro della luce blu per la riduzione dell'affaticamento, la modalità dello schermo che è di default impostata su vivida, si può anche impostare sul naturale. Io la preferisco su vivida, ovviamente stile e dimensioni di carattere, la risoluzione dello schermo. C'è da dire una cosa, che i 120 Hz funzionano solamente se viene impostata la risoluzione in Full HD, altrimenti sono bloccati sui 60 Hz. Spegnimento dello schermo, insomma tutte le impostazioni diciamo classiche a cui siamo abituati. Lo schermo, i colori sono colori a cui siamo abituati con gli schermi Samsung e gli schermi comunque AMOLED, quindi colori brillanti, colori ricchi, ovviamente un nero molto intenso, ma anche colori precisi, anche la luminosità per quanto sia adattiva supporta in ogni situazione, quindi l'angolo di visione è praticamente infinito e i colori ci piacciono, poco da dire sui colori. I bordi lo vedete, i bordi sono curvi, quindi da una parte abbiamo un display che occupa al 100% la superficie a disposizione, c'è la fotocamera frontale che è alloggiata in un dock centrale, lo vedete qua, che è ancora più piccolo rispetto a quello del modello precedente di Note 10. L'esperienza con i bordi curvi è quella appunto di sfruttare al massimo il display. I bordi curvi, certo, sono una soluzione che può piacere o non piacere. Nell'uso che ne abbiamo fatto durante la nostra fase di test non li abbiamo trovati particolarmente fastidiosi, non ci siamo, diciamo, imbattuti in tocchi involontari che hanno pregiudicato la nostra esperienza. Vi faccio vedere anche il bordo curvo, permette anche di avere questo menu Edge che può essere personalizzato, potete scegliere quale applicazione andare a inserire, permette appunto di avere sotto mano le applicazioni che utilizzate di più con un semplice tocco senza andarle a cercare nello smartphone. Le prestazioni dello smartphone sono affidate all'Exynos 990, processore proprietario di Samsung con GPU Mali G77, a cui fanno da supporto su questo modello 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che può essere espansa fino a 1 TB. Un'esperienza da top di gamma, un'esperienza che non lascia spazio al lag, non lascia spazio a incertezze, il telefono si è comportato bene in tutte le occasioni in cui lo abbiamo messo alla prova, quindi fruizione dei contenuti, sito web, ma anche video, abbiamo guardato video su Netflix, abbiamo fatto anche qualche piccola sessione di gaming. Io per esempio nella mia esperienza personale uso il telefono anche molto per la creazione di contenuti, quindi
quindi app che permettono di costruire contenuti come può essere Canva, app quindi diciamo di grafica, non pesanti ma comunque app dedicate alla grafica che ben si sposano a un dispositivo con un display di questo tipo. Il telefono si è comportato bene, non ci sono state incertezze, comunque la responsività è assolutamente da top di gamma, la fluidità insieme ai 120 Hz ci ha soddisfatto. L'unica cosa che ci sentiamo di segnalare è che con un uso veramente intenso a un certo punto si percepisce un po' di calore in questa parte dello smartphone. Diciamo che è l'unico piccolo neo che possiamo trovare, ma che comunque non inficia assolutamente l'esperienza. Autonomia affidata a una batteria da 4500 mAh con ricarica ultra rapida a 25 watt di energia. È una ricarica che effettivamente supporta, la batteria supporta durante tutta la giornata, si va tranquillamente a sera con un buon 30%. Per quanto riguarda l'interfaccia, il sistema operativo, abbiamo la One UI 2.5 basata su Android 10, qui vedete aggiornata alla patch del 1 ottobre 2020. Non ci sono grandi stravolgimenti per l'interfaccia, l'interfaccia solita a cui siamo abituati da Samsung. Aggiunta anche questa piccola cosa delle notifiche che diciamo si materializzano sullo schermo come dei piccoli circolettini fluttuanti, la consiglierei come no, perché a volte danno un po' fastidio se si stanno facendo altre attività in velocità. Una cosa che invece volevo farvi vedere era ovviamente la parte delle note. La parte delle note è ovviamente migliorata anche grazie ai miglioramenti fatti sul pennino. Adesso su Note 20 Ultra 5G ha una latenza di 9 millisecondi, prima era di 42 millisecondi. Una cosa che a me torna molto comoda è questa, la possibilità di scegliere il modello di pagina, quindi non solo la pagina vuota, ma si possono scegliere i quadretti più grandi, le righe, per esempio questo se bisogna fare un elenco e fare delle spunte è molto comodo, e vedete la scrittura è comunque molto fluida. Differenze rispetto alla scrittura su carta sono davvero poche. Il telefono è uno dei migliori strumenti per scrivere in digitale. Il pennino è comunque leggero, ha l'ottima autonomia cui ormai siamo appunto abituati, e la possibilità di strumenti per scrivere e disegnare è molto ampia, ma soprattutto, ritorno a dirlo, è l'esperienza che è veramente fenomenale. Tra l'altro Samsung ha introdotto anche la possibilità di raddrizzare un testo storto, quindi che magari quando si prende un appunto in velocità può succedere di prenderlo in diagonale, si può essere raddrizzato. In più ha aggiunto la possibilità di registrare mentre si prendono appunti, di modo che quando poi si riavvia la registrazione vengono illuminate le parole che corrispondono a quel preciso momento all'interno della registrazione. Il pennino ha anche delle nuove gesture, comunque se le meritava. Rimane uguale il menu che si attiva quando lo si estrae o dal click sulla piccola iconcina come avete visto ora, ovviamente può essere personalizzabile anche questo, però diciamo che rimane sostanzialmente invariato. Le gesture sono invece, ve le faccio vedere dalle impostazioni, ok, queste. Allora, sono queste e sono 5. Sono 5, sono nuove. Cosa succede? Praticamente tenendo premuto il tastino delle S Pen e facendo un segno, diciamo, minore, si torna indietro su qualsiasi schermata. Facendolo dal basso verso l'alto, facendo diciamo questa V che vedete qua, si torna invece sulla schermata home, alle applicazioni recenti a questo movimento, oppure la selezione intelligente o la scrittura a schermo è questo movimento diciamo a zig zag un po' complicato. Ecco, ok, ha fatto adesso la scrittura dello schermo e io adesso ci posso scrivere, avete visto, con questo movimento e tenendo premuto il tastino. Passiamo alla fotocamera.
Fotocamera posteriore, abbiamo detto, alloggiata in questa cornice con un sensore principale da 108 megapixel f1.8 dotato di stabilizzatore ottico e campo visivo da 79 gradi, un teleobiettivo con sensore da 12 megapixel per l'effetto zoom ottico 5x e space zoom 50x, ovviamente ibrido, stabilizzato, un obiettivo ultra grandangolare con angolo di visione da 120 gradi e sensore da 12 megapixel f2.2. Su entrambi i modelli, quindi Note 20 Ultra e Note 20 più piccolino, il sensore ToF ha fatto posto a un autofocus laser, fotocamera frontale con un sensore da 10 megapixel f2.2. Vediamo l'interfaccia della fotocamera, ovviamente lo scatto singolo, che qui fotografia che ci va dall'ultra grandangolare al 5x e fino al 50x ibrido di cui vi abbiamo parlato prima, i video. E poi su altro abbiamo tutte le modalità, quindi la Pro che ci permette di settare i parametri di scatto a nostro piacimento, oppure il panorama, cibo, quindi riconoscimento tramite l'intelligenza artificiale, se si scatta di notte, il fuoco live, quindi effetto bokeh che può essere utilizzato anche nel video, video Pro, super slow motion, rallentatore e hyperlapse. I video possono essere girati in 8K a 24 frame per secondo, in 4K a 60 frame per secondo, in Full HD a 30, 60 e 120 frame per secondo. Con quella anteriore si possono girare video ancora in 4K e Full HD fino a 60 frame per secondo, in HD invece fino a 30 frame per secondo. Una modalità interessante proprio per quanto riguarda i video è Video Pro, perché finora diciamo la modalità Pro, in quella in cui si poteva settare le impostazioni, era solo per la fotocamera. Samsung su Note 20 Ultra l'ha introdotta anche proprio per il video, quindi si potranno scegliere gli ISO, ma anche la fonte sonora, l'autofocus, il bilanciamento del bianco, eccetera. Quindi insomma, per chi ama fare video e vuole avere tutte le impostazioni sotto controllo, è un'ottima modalità. I video appunto possono essere ancora girati con lo stesso range però fino a 20x, c'è la stabilizzazione, ovviamente l'icona che ci segnala che l'intelligenza artificiale è attivata, se la disattiviamo non c'è più l'ottimizzazione della scena, questo riconosce se sta prendendo un piatto, se si sta scattando un piatto al ristorante o un panorama e fa le dovute modifiche.
Allora, l'abbiamo visto tutto, abbiamo visto tutti i segreti di Note 20 Ultra. Quello che ci rimane da dirvi è qualcosina in più sull'esperienza d'uso quotidiana, che è poi quello forse che è la parte più interessante. Il telefono si presta benissimo per un uso business, lo sappiamo, è quello che è il motivo per cui, diciamo, è nata la serie Note, per avere un pennino a disposizione, scrivere sui documenti senza dover passare dal computer ad altri supporti. Si fa tutto volendo sullo smartphone, si fa veramente tutto, presentazioni, appunti su PDF. Samsung sta pensando veramente a qualsiasi funzionalità per distogliere la nostra attenzione dal portatile. È uno strumento che però da quest'anno inizia a strizzare l'occhio anche a chi invece vuole uno smartphone grande, ma non solo per un lato business, ma anche per divertirsi. Quindi ovviamente uno schermo grande, uno schermo così bello è perfetto per guardare video, ma soprattutto grazie alla collaborazione con Microsoft c'è anche tutta la parte dedicata al gaming, e i 120 Hz sono perfettamente indicati per un pubblico di gamer che comunque si diverte utilizzando un telefono grande adatto a tutte le esigenze, sia di un pubblico business ma anche di un pubblico che utilizza lo smartphone per tutti gli aspetti della vita privata.